è laggiù la macchina. Da parte la macchina. No, no, fermate. Vi piace un'ambientazione familiare? Lucien, vieni qui, Lucien. Ecco a voi i Marciano. Nathalie! Il padre. Oh! Buonasera. Lucien, obbedisci! Lucien, vieni subito qui! La madre. Lucien! Ma non è possibile, non si regge. Il fratello della madre. E c'è anche il ragazzo della sorella della madre. Felicitazioni! Che è quasi il cognato. Vi conoscete da molto? No. Non molto, veramente. Questo è il nonno del figlio del padre. Il papà del papà. Ah. Mi seguite ancora? Sbrigati! Perché devono andare tutti a cena dal fratello della madre. Oh. Ma il padre non va d'accordo con la moglie del fratello della madre. Oh, no! Non avete trovato una babysitter? Buonasera. Per non parlare della sorella minore. Jean-Pierre, tua sorella si è persa di nuovo e al distributore. Ma non ci credo. È lui mio fratello, vedrai, è simpaticissimo. Come fai a perderti sempre? A sinistra dopo la rotatoria. Sì, simpaticissimo. Il figlio del padre non va d'accordo con la moglie del fratello della madre. Lo sai che quando sposi una donna sposi anche la sua famiglia? Non ti rendi conto, non abbiamo più intimità. Senza contare che il fratello della madre si converte all'ebraismo sotto l'influenza della moglie, mentre la nuora del nonno del figlio del padre, cioè la sorella, nasconde una famiglia di immigrati clandestini. Calma, calma! Siamo in tangenziale, non vorrei lasciarvi qui! Ehi, la mia giacca! Avevamo detto senza i bambini, che bordello! Ma rasserenatevi, in questa piccola famiglia sono tutti... troppo amici! Ma Bruno, che stai facendo? Niente, pensavo fossimo in partenza. Ma non restate per il caffè? Sì, grazie. Io prenderei un decaffeinato. Veloce, veloce.